Ai 16 Tria contro Pibionisi, recupero seconda giornata, Serie C, seconda fase, prima 7 Cup Infra. Si gioca al campo La Salle. Matematicamente chi perde è fuori dalla fase finale. Giria Tria con la classica divisa bianco-rossa, Pibionisi in maglia amaranto. E la Giria Tria a partire meglio, Azzei centralmente, il pallone per Andrea Melis sulla corsia di destra. Andrea Melis decide di accentrarsi, vede e serve Roberto Manca, lato sinistro in area di rigore. Il diagonale di Manca, c'è il gol di Gianluca Monti sulla Giria Tria. In vantaggio al quarto minuto di gioco col gol di rapina di Montis, la reazione di Pibionisi con Toni Corona che riesce ad andarsene sulla sinistra. Il pallone per scatto centralmente. Cinus dice di no. Adesso Matana, lo scambio con Ghironi, l'1-2 tra i compagni, con Ghironi che riceve ancora sulla destra, non inquadra però lo specchio della porta. Ora Melis centralmente, però Giano sulla destra, poi Montis che salta Sezia e segna il gol del 2-0. Doppietta per Montis all'ottavo minuto di gioco. Ora Roberto Manca dalla sinistra per Nicozzi, che accentra l'area di rigore, non arpiona il pallone. Adesso Melis per il solito Roberto Manca dal limite, il tiro Sizia va a dire di no. Adesso Toni Corona, il lancio lunghissimo sulla corsia di destra per Dalco Ghironi, che entra in area di rigore, trova però soltanto l'esterno della rete. Adesso Monti sulla sinistra per Nicolazzi al limite dell'area di rigore, entra in area, il tiro a sorvolare la traversa. Adesso Giancarlo Matana per Gio Maria Vacca, siamo sulla corsia di destra, il pallone per Dalco Ghironi, poi Federico Scatu contrastato da due avversari. Roberto Argiolazzi li porta via il pallone, poi inavvertitamente va a servire Fogli che conclude dal limite impegnando Cinus. Ancora Fogli, se ne va sulla sinistra, il pallone dentro per Scatu che colpisce un clamorosissimo palo destro, un calcio di rigore in movimento. Adesso Fogli, ancora Pibionisi sulla corsia di sinistra, l'appoggio è per Federico Scatu che si libera di Piras e va al tiro. Cinus blocca a terra. Adesso Roberto Manca sulla corsia di sinistra, rallenta il gioco, l'appoggio adesso è per Renato Piras che va a cercare uno trappo in torre. Roberto Manca senza trovare nessuno dei due, andiamo nella ripresa con la rimessa alla terra, battuta alla destra dai Pibionisi con Fogli che salta Oggiano sulla sinistra, poi salta anche Piras, area di rigore, il gol dei Pibionisi che riaprono la parità al terzo minuto del secondo tempo. Grandissimo gol da parte di Nicola Fogli. Adesso Toni Corona in fase di impostazione, il pallone è per Giancarlo Matana, poi Gio Maria Vacca sulla destra, salta la metà campo, va a servire Federico Scatu, poi Fogli di prima intenzione, Cinus alla sua destra manda il pallone in calcio d'angolo. Adesso Roberto Manca per Renato Piras, centralmente il pallone per Oggiano sulla destra, il cross per Azzei che segna un grandissimo gol di tacco alla destra di Davide Sizia al minuto numero 8, il gol del 3-1 di ASD Giria Tria, che continua a insistere ancora con Azzei che riceve al limite il tiro. Sizia respinge con i pugni, adesso Scatu riceve da Fogli, restituisce il pallone, ancora Fogli dalla sinistra, in qualche modo Cinus alla sua destra blocca in due tempi. Adesso Renato Piras, il lancio a servire Melis, lato destro in area di rigore, Sizia in qualche modo il pallone però rimane lì, ancora Melis a servire Azzei, area di rigore, pallone a sfiorare il palo di destra. Adesso c'è solo una squadra in campo, Azzei, l'appoggio è per Roberto Manca che entra in area di rigore dalla sinistra, il diagonale vincente, il gol del 4-1 della Giria Tria al 17° minuto, partita ormai finita anche se i Pibionisi reagiscono col gol di Federico Scatu direttamente su punizione dal limite, pallone che si insacca nell'angolino di destra. Reazione d'orgoglio da parte dei Pibionisi che insistono qui con Toni Corona dalla sinistra, il pallone per Fogli che ci prova dopo essersi accentrato, pallone che sorvola la traversa. Adesso Gio Maria Vacca sbaglia il passaggio, intercetta Andrea Melis che può superare la metà campo. Andrea Melis contro Toni Corona, lo salta Andrea Melis, lato sinistro in area di rigore, il diagonale vincente che vale il gol del 5-2 per la Giria Tria al 23° minuto del secondo tempo. Adesso attenzione ai Pibionisi con Scatu che ci prova in qualche modo, Cinus, poi Giancarlo Matana anticipato in corner da Renato Piras, finisce così con la Giria Tria che si qualifica agli spareggi dopo il 5-2 ai Pibionisi. Allora, siamo qui con Francesco Pintor di ASD Giria Tria. Fra, una vittoria importante, pesante, che ti qualifica alla seconda fase ed è già la seconda qualificazione alla seconda fase nello stesso anno. Il vento è cambiato in casa Giria Tria. Direi di sì, a questo punto direi anche non c'è due senza tre, speriamo così nella summer di passare anche al secondo turno quest'estate. Esatto, ascolta, un po' di paura forse per Roberto Manca dopo il contrasto con... Sì, è stato un contrasto abbastanza duro, niente dell'aria, ci siamo un po' spaventati, più fortunatamente non è successo niente, il nostro giovane di Giria Tria è andato, si è rimesso a posto, ha anche fatto un bel gol. Ascolta, Fra, una bella perla, è stata sicuramente un po' di tacco. Assolutamente sì, questo gol
compagni, scusate. Alzei ha fatto un gran gol, se ne è mangiato altri più semplici, però diciamo che ha giocato anche lui una gran partita di sacrificio, che ha concluso la partita con un pepe. Ascolta, per concludere con un saluto, a quando la prossima salsicciata di Claudio? Ah, Claudio, sabato!